Salve a tutti ragazzacci, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto in una location fantastica che è Alpeca Maggiore. Qua sono venuto più volte perché è una location secondo me pazzesca per fare delle cinematic video e capire la qualità video di una fotocamera di un drone. Quindi non potevo che non portare ovviamente in questa location il Mavic Air 2, ma non sarà un volo singolo perché sarà un volo doppio. Perché con me ho portato anche Autelivo. Sì, perché ho voluto portare entrambi per fare una comparazione video fra questi due droni che hanno entrambi 4K a 60 fps e che sono due droni dalle caratteristiche simili e anche il prezzo attualmente è molto molto simile. Quindi ragazzi, sarà solo un cinematic video, quindi l'unica diciamo comparazione che sarà fatta appunto dal punto di vista della telecamera, perché Autelivo è stato il primo drone, come sapete, ad avere il 4K 60 fps tra i droni richiudibili. Quindi dopo due anni è arrivato anche DJI proponendo il suo Mavic Air 2 in 4K 60 fps. Quindi ci tengo a fare questa comparazione perché Autelivo tanta roba dal punto di vista della fotocamera, ma DJI ovviamente da quel punto di vista non ha mai deluso. Quindi una comparazione ci sta tutta e soprattutto perché adesso costano più o meno uguali, potrebbe starci appunto decidere se acquistare uno o l'altro dal punto di vista tecnico e del prezzo. Poi in seguito arriveranno sicuramente altri video in cui faremo delle comparazioni su altri comparti tecnici dei due droni, ma oggi riguarda la fotocamera. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, camminata verso Alpeca Maggiore, la Pera della Muggiasca, qui nella Val Sassina. Andiamo! Benvenuti a Camaggiore. Ragazzi, siamo arrivati a Alpeca Maggiore, c'è un sacco di vento, il cielo azzurrissimo, sole pazzesco, una limpidezza assurda perché si vedono le montagne lontanissime, ma intendo lontanissime, cioè guardate cosa si vede da qua, è pazzesco, però c'è davvero tanto vento. Adesso vi faccio vedere quanto vento c'è, guardate le piante come si muovono, questo è il vento che c'è e devo dire che è abbastanza forte, però con i droni che ho portato non ci dovrebbero essere grossi problemi, nel senso che Mavic Air 2 e Autelivo non dovrebbero soffrire questo tipo di vento. Speriamo vada tutto bene, perché comunque siamo veramente in un posto fantastico e ci tengo a tirare fuori il meglio da queste due fotocamere volanti. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo con Mavic Air 2 Autelivo qui ad Alpeca Maggiore, la Pera della Muggiasca, nella Val Sassina. Yeah.
Ok ragazzi, il volo doppio è finito, i due droni fantastici, pazzeschi entrambi ragazzi, tanta roba, una roba esagerata sia Otelivo che Mavic Air 2, davvero secondo me eccezionali, adesso confrontabilissimi appunto perché il prezzo rimane praticamente identico, quindi molto simile, le caratteristiche tecniche sono simili, anche se Otelivo ovviamente le avrà in un modo un po' più, diciamo, meno performante da certi punti di vista, perché comunque è un drone che ha 2 anni sulle spalle, quindi una tecnologia un po' più vecchia, ma dal punto di vista della concretezza e della qualità del volo, pazzeschi entrambi, anche se Otelivo, qualità di materiali secondo me è superiore, più concreto nel tenerli in mano, DJI un po' più plasticoso, anche il gimbal molto plasticoso, tanta plastica da parte di DJI e soprattutto dall'idea proprio di essere un giocattolino plasticoso, mentre Otelivo tenendolo in mano dà proprio l'idea di essere un drone molto più concreto, ma poi invece quando volano pazzeschi entrambi. Quindi ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne pensate voi, come avete visto i video di uno e dell'altro, ricordatevi che YouTube sicuramente penalizza un po' e ricordatevi anche che DJI ha un 4K 120 megabit per secondo, mentre Otelivo ha 100 megabit per secondo, quindi dovrebbe esserci una qualità nel dettaglio superiore da parte di DJI, ma poi con YouTube soprattutto, o meglio caricando i video su YouTube, questo potrebbe anche andare a perdersi. Quindi scrivetemi lo stesso voi nei commenti cosa ne pensate, tutti e due erano in automatico, quindi questo è quello che esce tirando fuori il drone dalla scatola e facendolo volare in 4K a 60 fps. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzacci iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una sessione, un test tutorial, una novità, ciao! Yeah.